Serie C2 girone A quinta giornata. Al palazzetto dello sport di Carinaro il Borgo 5 ospita il Sanniti 5. Passiamo al racconto della partita. Padroni di casa che partono con le idee chiare rendendosi subito pericolosi con Palumbo e Micalizzi. Calicchio risponde presente anche sull'incursione di Ghiazzetta. I Sanniti provano a rispondere dalla distanza scaldando i guanti ad Antonio anche in questa circostanza su sviluppi di corner. Sull'altro versante ci prova Somaripa, poi ghiotta occasione sciupata da Meta. Il numero 9 flirta con il gol anche in questa circostanza, poi si riscatta sbloccando il parziale quando dopo una bella percussione di Ghiazzetta che termina sul palo è lesto a ribadire in rete a porta sguarnita. 1-0, il raddoppio che non tarda ad arrivare, pressing alto vincente, piattone dello stesso Meta che firma la sua doppietta personale. Borgo 5 che continua a spingere con la bella combinazione conclusa da Fardello, numero 10 che sugli sviluppi del corner seguente si inventa il 3-0. Gol meraviglioso, così come questa dedica speciale. Qui locali ancora in avanti, Sanniti che provano a farsi vedere dalle parti di D'Antonio con i tentativi ravvicinati di Corino, qui il Borgo sciupa una chance nitida, bella questa conclusione di mandato respinta da D'Antonio, poi ingenuità di Micalizzi su Corino e Sanniti al tiro libero, ma D'Antonio neutralizza il piazzato di mandato. Il cinismo invece non manca in questa occasione allo stesso Micalizzi che riscatta nel migliore dei modi l'ingenuità precedente. Qui Sanniti ancora sciuponi in zona gol, primo tempo che si chiude con altre due transizioni offensive del Borgo, ma il parziale non cambia. Squadre al riposo sul 4-0. Nella ripresa il divario tra le due squadre cresce ulteriormente, dopo questa occasione non sfruttata il Borgo va di nuovo a segno con Meta che sfrutta l'ottimo lavoro in pressione di Mele. 5-0, qui Somaripa fa tutto bene ma è sfortunato perché la sua conclusione non valica la linea di porta, poco male per il Borgo 5 che dopo questa conclusione di mandato inaugura il festival del gol con l'imbucata sull'out di destra di Ghiazzetta. A questo punto la gara diventa a senso unico con i ragazzi di Mister Orefice che vanno sul velluto. Le altre due marcature di Ghiazzetta e Fardello segnano il solco, poi l'assolo casertano prosegue tra svariate occasioni e tanti altri gol. Sul tabellino dei marcatori c'è spazio un po' per tutti, sia per arrotondare il proprio score personale, sia per mettere a referto il proprio nome. Sul finale battaglia a chiudere la sagra del gol con una doppietta personale, allo scadere mandato sigla il gol della bandiera che comunque dà valore alla sua prestazione personale positiva. Il risultato finale però non dà spazio ad alcuna interpretazione. Borgo 5 batte Sanniti 5 per 13-1.